Monaco continuano a chiamarle crossover e porle fra le moto tuttofare della gamma BMW Motorrad. Noi non siamo del tutto sicuri che tale definizione sia la più adatta a queste moto, che versatili lo sono certamente, ma con un carattere un bel po' più piccante e stradaiolo rispetto alla maggior parte delle ipotetiche concorrenti degli altri marchi. Una prima e caratteristica differenza, peraltro molto evidente, sta nell'architettura del motore, che in questo caso è un possente 4 cilindri in linea, direttamente derivato dalle supersportive di casa BMW. Insomma, la S1000XR e la M1000XR sono due moto fatte per uscire dagli schemi precostituiti del mercato e creare probabilmente un segmento tutto loro. La S1000XR riceve tutta una serie di affinamenti per quanto riguarda l'ergonomia, basti pensare a una nuova sella che permette un maggiore comfort e una maggiore mobilità mentre si guida, ma anche altri aggiornamenti, l'elettronica o anche il motore, che oggi arriva a erogare una potenza massima di 170 cavalli. La M1000XR è un progetto completamente nuovo, prende il motore dalla S1000RR, quindi dotato di fasatura variabile, che in questa versione dedicata alla crossover sprigiona la potenza pazzesca di 201 cavalli, rendendola di fatto la crossover più sportiva e performante al mondo. Esteticamente entrambe le moto si presentano con un look decisamente aggressivo che nel caso della M diventa sfacciatamente sportivo. Sono moto di robusta cubatura e dimensioni abbondanti che suggeriscono la comodità in sella che poi effettivamente sanno offrire, ma anche la destinazione a bikers che non si sentono in soggezione con moto di taglia XL. Bella, piuttosto affilata e dall'aspetto high tech, la parte anteriore con le luci a LED, una forcella di qualità e bell'aspetto in entrambi i casi e un insieme di ruote e impianto frenante bello da vedere ed estremamente efficace nella guida. Riuscite anche le grafiche e le colorazioni disponibili che rendono le moto frizzanti anche osservandole da ferme. Salendo in sella, l'ergonomia conferma la vocazione di moto versatili e confortevoli anche se, rispetto alla sorella GS, con motore boxer ad esempio, ci si trova più caricati in avanti con il busto. In ogni caso, abbiamo potuto verificare che anche trascorrendo diverse ore in sella, queste moto non affaticano mai troppo. A patto però di non scendere in pista come si può fare con grande soddisfazione in sella la più cattiva delle due versioni, la M1000XR, che è pensata per regalare esclusività, prestazioni al top ed emozioni. A questo punto è meglio analizzare le differenze fra le due moto. La S1000XR è effettivamente una moto sportiva ma duttile nell'impiego, adatta a viaggiare, anche in coppia, pronta ad accogliere le borse dedicate e con tutto quello che si può desiderare per un turismo realmente veloce, molto veloce. I 170 cavalli del suo 4 in linea e la coppia sempre robusta ad ogni regime di giri conquistano fin dai primi metri e ritrovare l'allegro frullare di un 4 cilindri di questo tipo mette davvero subito di buon umore. Le panoramiche ma tortuose strade dell'Appennino Parmense ci hanno dimostrato che la S1000XR si sa muovere con autorità e brio in tutte le condizioni, capace di allunghi furiosi volendo, di scatti felini fra una curva e quella successiva, ma indulgente anche quando si vuole procedere in relax al piccolo trotto. Una guida che convince e che conquista, insomma, accompagnata da un sound coinvolgente, da un'ottima tenuta, da una formidabile frenata e da un cambio quick shift sorprendentemente dolce ed efficace. Ovviamente anche l'elettronica è sviluppata ai massimi livelli con tre riding mode, Rain, Road e Dynamic, perfetti per tutte le situazioni, cruise control adattivo, connettività ed uno schermo sempre ben leggibile e con tutte le informazioni utili facilmente consultabili. La sorella più arrabbiata, M, grazie al sistema di fasatura variabile mutuato dalla più sportiva S1000RR, porta la potenza massima del suo 4 cilindri addirittura a 201 cavalli e pur non imponendo sacrifici in quanto a rotondità di coppia, sa diventare quasi brutale se si spalanca senza risparmio la manopola destra. La M1000XR, ovviamente, è più votata ad un impiego sportivo,
Non perde comodità in sella, ma si avverte immediatamente il carattere decisamente più aggressivo. Le numerose componenti in carbonio, disponibili acquistando i pack dedicati, le donano un look quasi racing, ricordando un po', per chi ha superato i 40 anni, certe superbike della prima era. La M1000XR dispone anche di varie appendici aerodinamiche, come impongono le più recenti tendenze, e insomma, non fa nulla per dissimulare la propria indole pepata. In mano ad un pilota esperto, la M1000XR sa dimostrarsi realmente molto veloce anche in pista e poi, se si sa giocare con gli infiniti settaggi di ogni genere disponibili, grazie alla dotazione elettronica diventa possibile ritagliarsi una moto su misura per tutte le possibili e forse anche impossibili esigenze. La scelta, dunque, fra le due moto dipende solo dai gusti, dalle esigenze e ovviamente dal budget disponibile, perché la differenza di prezzo fra le due è piuttosto sensibile, con la più tranquilla S1000XR, per cui il listino parte da 20.000 euro, mentre per la M si parte da 26.700 euro.